Buongiorno ragazzi. Maestro, buongiorno, come va? Io sta la crisi, Leandro. È un periodo de merda. Ma possibile che è sempre un periodo de merda, scusi? Pippo, tu lo puoi capire perché sei un bamboscione, ma alla mia età il mondo ti apparirà un po' così. Un po' così come, maestro? De merda. Vabbè, su con la vita, Ramon. Di che film ci parla oggi? Parlerò di un film de cult che tutti hanno visto e che tutti ha fatto piangere. Parla del Cigno Nero? No, Leandro, quale Cigno Nero e Cigno Blu? Te parlerò del film di Victor Fleming, Via col Vento, girato nel 1939. Ah, un capolavoro, eh? Pippo, non c'è bisogno di un tuo commento, di te che sei un cane di attore. Ha ragione, però, e tiene il baffetto come Clark Gable. Maestro, ci dica lei allora, cosa non abbiamo capito del film? Vi ricordate le scene del finale? Certo, la scena più drammatica del film, come dimenticarsela. Ma quale scena di drammatica è stata una scena de lo più comica che il cinema tiene vista? Ma come, scusi, in quel momento ci consuma il dramma, cosa trova di tanto comico? Infatti. Cosa trovo? Leandro, pure tu non hai capito il finale? Maestro, non ricordo. Cioè, lui lascia lei e se ne va, no? Poi la manda a quel paese, no, e le piange. No, Leandro, cabrones, no. Quello è la immagine che tutti vedono. Ah. Ma nessuno tiene letto il labiale di lei e di lui, intiende? No. Ma ci dimostri cosa è successo davvero? Perché con la censura tutto può essere, si sa. Dunque, ora sentiamo come era e come sarà l'originale e provate a non ridere. Sentiamo l'originale di Via col Vento. Cioè, senza censure? Senza censure. Rossella! Rossella! Oh! E che cazzo di urli? È mezzanotte! Scendimi le chiavi, t'ho perso il portachiavi! Ma che, hai bevuto ancora? No, te lo giuro! Ma che mi sta a pigliare in giro? E questo che cos'era? Boh, forse arriva il temporale, si alza il vento, boh! Sì, stanotte dormite fuori, così t'impari! Ah, sì? Sì! Ah, sì? Fine! Vabbè, mo apri che devo pisciare, dai! No! E mo vattene su! Ma vattene a fa' che hai detto? No, niente, dormi, scema, che domani è un altro giorno. Ma è sicuro che questo sia il vero finale di Via col Vento? Certo che sì, cabron! Ma io sono scettico, anche se effettivamente Gable sembra trattenersi e poi corre verso l'albero, vero? Bueno, Pippo, e se tu guardi bene in controluce, se vede che lui si appoggia all'albero e dopo due secondi inizia a fiorire. Ma non ci credo, ma sento odore di bufala. Alla prossima, maestro, magari con una recensione un po' più seria, eh? Voi dite a me di fare lo serio? Cavrones! M2O. Un mondo allo stato puro.